Noi questa sera meritiamo di perdere questa partita. Stop. Post partita potrebbe finire qua. Perché qualcuno che mi viene a dire: no, beh, però loro hanno fatto un tiro in porta, noi ne abbiamo fatti 5, 10, 70% di possesso palla. Prendete tutta questa roba e buttatela via, per cortesia. No, questa è roba che non voglio leggere nei commenti. Perché loro hanno avuto la rogna. I giocatori dell'Udinese hanno avuto la rogna. Sono venuti a Torino con il nervoso. Avevano un nervoso, una cattiveria addosso che alla metà bastava. E noi invece il nulla cosmico, il nulla più assoluto. Il nulla cosmico, il nulla più assoluto. Noi siamo sempre quelli. Noi siamo sempre quelli dal punto di vista tattico, eh. Non è cambiato niente prima di Empoli, post Inter, stasera, tutto uguale. Ma dal punto di vista tattico, tutto uguale. Che era il grande limite che pensavo potesse avere la Juve quest'estate. Lo ricorderete quando all'inizio dell'anno vi ho detto: boh, non lo so, con questa squadra qua. E invece i ragazzi avevano fatto qualcosa di meraviglioso. Di meraviglioso. Perché si stava bene come gruppo. Tutto a posto, tutto limpido. Meraviglioso da quel punto di vista lì. Ed è un peccato prendere tutto quello che è stato costruito di meraviglioso, e buttarlo via in questo modo qua. È un peccato, perché fare un punto in tre partite in questo periodo della stagione è deleterio e mette a rischio anche il secondo posto. Ricordate, 10 giorni fa stavamo qui a dire: ma che se vinciamo con l'Inter, chissà che cosa succede, facciamoglielo sudare fino alla fine. Io stasera avevo addosso la maglia del 5 maggio. Sapete quante altre volte me la metterò da qui alla fine della stagione? Abbiamo il Milan a un punto. Ah, non era mica facile, ragazzi. Non era mica facile far arrivare il Milan a un punto. Non era facile. Ci siamo riusciti, a maggior ragione perché la giornata era positiva per noi. L'Inter che andava a giocare a Roma, il Milan che giocava col Napoli. Noi giocavamo con l'Udinese. Casa con l'Udinese. Loro sono venuti con la rogna e hanno meritato di vincere la partita con gol di Lautaro Giannetti. Ma chi cazzo è Lautaro Giannetti? Ma perdonatemi, ma chi cazzo è Lautaro Giannetti? Eppure ci fa gol e perdiamo la partita. E ribadisco, non venitemi a dire: ma le statistiche dicono che, chi se ne frega, ragazzi. Perché quando tu hai l'unica statistica che dobbiamo prendere in considerazione stasera è questa, l'unica: il 70% di possesso palla. Hai il 70% di possesso palla e ogni volta che lascia la palla a te tu non sai mai che cosa fare, se non giro palla orizzontale e palla lunga, giro palla orizzontale, palla sull'esterno, cross in mezzo, calcio d'angolo, cross dentro. Queste sono le cose che facciamo noi. Quando tu hai la palla e le uniche cose che sai fare sono queste, lasciate stare che loro fanno un tiro in porta con Lautaro Giannetti e fa gol. Lasciamola stare, davvero lasciamola stare, perché sta roba qui funziona finché c'è il gruppo che segue. E adesso si è rotto qualcosa, mi dispiace. Adesso si è rotto qualcosa. È la palese dimostrazione che stasera si è rotto qualcosa, ma è anche la palese dimostrazione che quello che sappiamo fare è troppo poco. È troppo poco, perché stasera hai rovinato la stagione, perché l'avevi già un pochino rovinata con l'Empoli. Però ti sei detto: cavolo, c'ho il jolly, cavolo, c'ho il jolly, c'ho il paracadute, c'ho lo scontro diretto. E lo scontro diretto, sai, vale 6 punti, può capitare, può succedere, perdi pure lo scontro diretto. Con l'Empoli la butti via per una cavolata, giochi con un uomo in meno tutta la partita, anzi sei anche gagliardo perché vai in vantaggio nonostante tutto. Lo scontro diretto lo puoi perdere con l'Inter, ci mancherebbe altro. Se, cioè, cavolo, l'Inter, lo sappiamo che è più forte, lo si può perdere lo scontro diretto, ci può stare. Hai la possibilità in casa con l'Udinese, dopo aver giocato, dopo tutte le altre, un giorno anche in più di riposo. Hai riposato 7-8 giorni. Ma che cosa hai provato in 7-8 giorni? Che cosa? Che cosa hai provato in 7-8 giorni? Cosa mi rappresenta Alessandro titolare? Adesso mi arrabbio, ma che cosa mi rappresenta Alessandro titolare? La cosa che mi fa più arrabbiare di tutto è Alessandro titolare, ve lo giuro. La cosa che mi fa più arrabbiare di tutto è Alessandro titolare. Perché? Perché ieri cosa diciamo nella conferenza stampa? Post
post conferenza stampa di Allegri. Va bene, Danilo è squalificato, vuol far giocare Alessandro, che vi devo dire? Però se c'è uno che deve giocare quando è squalificato uno, infortunato uno, dei tre titolari è Rugani. Se sono i Rugani, io stasera tiro tante di quelle madonne, vado a bussare all'ufficio di Allegri e gli dico: oh, ma perché? Perché tu non... già siamo in difficoltà in attacco. Fase offensiva siamo in difficoltà. Quando abbiamo il pallone siamo in difficoltà. Siamo in difficoltà di testa, ci mettiamo pure in difficoltà pure dietro. Perché Alessandro è un calciatore in difficoltà. È un giocatore che in questo momento non può giocare nella Juventus. Non può giocare nella Juventus Alessandro. Neanche contro l'Udinese. No, neanche contro l'Udinese. Perché c'è Rugani che sta meglio. Perché non gioca Rugani? Oh, guardate, faccio giocare Thiago Giolò con un crociato in meno, eh. Perché il gol che prendiamo oggi, Alessandro cosa fa? Raggiunge guai a Trezeguet come straniero con più presenza nella storia dell'Juventus. Ha fatto una sponda da Trezeguet perfetta a Lautaro Giannetti. È stato meraviglioso, una sponda meravigliosa. Meravigliosa, meravigliosa. E poi i cambi, ma vogliamo parlare dei cambi di stasera? I cambi, ragazzi, di stasera sono la sagra della follia. Mi dispiace, stasera i cambi sono la sagra della follia. Prima tutti a destra, con Cambiaso che fa l'esterno nel 3-4-3. I primi 15 minuti del secondo tempo. 3-4-3 con Chiesa, Cambiaso, Milik. Così, perché ci va. Tutti a destra, dici, pensi, oh, cavolo, avrà visto che l'Udinese a sinistra difende male, quindi andiamo tutti sulla destra, cerchiamo di fare gol all'Udinese in quella posizione lì. Poi cosa facciamo? Dopo un quarto d'ora cambiamo e mettiamo tutti a sinistra. Chiesa e Yıldız sulla sinistra. Così, bam, bam, bam. Prima tutti a destra, poi tutti a sinistra. Poi buttiamo dentro... così, Nicolussi Caviglia per il meme, per il content, per far ridere, per condire un pochettino questa serata. Stasera Allegri guaglia Lippi, era una serata importantissima per lui. Così, facciamo un fritto misto di scelte discutibili, diciamo scelte discutibili, così. Poi buttiamo dentro Healing, a casissimo, prima punti a sinistra, poi punti a destra, e poi, come se non bastasse, togliamo anche il migliore in campo, che era Cambiaso, buttiamo dentro Cerri, poveraccio, che gli facciamo fare questo quarto d'ora di follia. Alcaraz, che è quello che prendiamo a gennaio, 50 milioni di riscatto, 0 minuti, stasera avrà avuto un Roland Garros, non lo so, un ATP Finals, forse giocava a Wimbledon, non ne ho idea, quindi era impegnato, e noi facciamo ridere. Noi facciamo ridere, ci facciamo il nostro bel punticino in tre partite, di cui due in casa contro Empoli e Udinese. Ci sta a perdere con l'Inter? Assolutamente sì. Ci sta a buttare la stagione? No, assolutamente no, non ci sta. Perché tu pensi che la stagione sia finita? La stagione non è finita, eh. Non prendiamoci in giro. La stagione non è finita. C'è il dovere, la necessità, il dovere. Guardate, uso una parola forte, c'è l'obbligo di vincere la Coppa Italia. Cioè basta, i Jolly sono finiti, è il terzo anno. Oh, i Jolly sono finiti. Ragazzi, basta prenderci in giro, basta trovare delle giustificazioni, Perché se poi al momento clou tutti gli anni molliamo e la scusa è sempre vabbè, però è qui e là, su e giù, c'è sempre una scusa. Basta, perché questa roba non può essere la Juventus. E a me dispiace perché sia Allegri che i calciatori hanno fatto una prima parte di stagione, un'andata meravigliosa, romantica, guardate, commovente, lo sapete perché tante volte sono stato qua a dirvi che mi sono emozionato e mi sono commosso di fronte a quello che abbiamo visto fare la Juve, i ragazzi Allegri, che c'è stato questo spirito di gruppo. Quella è stata la cosa migliore fatta da Allegri in tre anni, quello spirito di gruppo ritrovato di quest'anno, meraviglioso, meraviglioso. E mi dispiace che in tre partite si butti via tutta sta roba qui. Però vi dico che stasera i fischi sono meritati, Mi dispiace, perché non dovrebbero fischiare questi ragazzi per tutto quello che hanno fatto in questa stagione. In questa stagione non se li meritano i fischi. Ma queste tre partite qui, e in particolar modo la partita di stasera, vanno a sovraccaricare. Vanno a sovraccaricare quella che è un momento nervoso. Quella che è una stagione che purtroppo deve finire meglio. Deve finire meglio, perché questa non può essere Juventus. Mi dispiace, non può essere questa la Juventus. È la partita che mi fa arrabbiare più di tutte, ve lo giuro, perché con l'Inter, vabbè, d'accordo. La sconfitta col Sassuolo, che ero anche allo stadio, dici, almeno c'è stata la reazione. Ti sei fatto due autogol, ma comunque due li hai fatti. Ma ragazzi, ma stasera che cosa c'è? C'è un po' di sfiga, questo devo dirlo. Perché il pallone di Chiesa che esce e toglie l'1-1 a Milik è un po' di sfiga. Però la mettiamo sempre sulla sfiga, la mettiamo sempre sugli episodi.
sempre sugli episodi, sempre sulla sfiga. Oh, ma ragazzi, ma il calcio è anche tanto altra roba, eh. È ora di ricominciare a parlarne, di tutto il resto che c'è nel calcio. Perché noi queste cose le facciamo raramente. E questa stagione sembrava che potessimo tornare con calma, pian piano. Invece no, perché quando poi manca la testa, quando poi ci manca la testa, scoppia tutto. Allora a me dispiace, perché sia Allegri che questi ragazzi di critiche ne meritano poche per questa stagione. Però, frase di Allegri clamorosa, non abbiamo ancora fatto niente. E allora bisogna finirla bene questa stagione. Perché può starci un momento negativo, può starci un momento di down, però poi bisogna uscirne. E in questo momento mi è sembrato di vedere la Juve degli anni precedenti, la Juve che fa fatica ad uscire da questi momenti qua. Anche perché poi arriverà il momento, e arriverà tra poco, in cui il calendario sarà anche molto più difficile rispetto a Empoli Udinese in casa. E tu hai fatto un punto in due partite tra Empoli e Udinese in casa, dopo aver perso anche lo scontro diretto. Brutta situa, eh? Brutta situa. Stasera sono veramente arrabbiato, più che deluso, arrabbiato, perché non si poteva sbagliare, anche un pareggio sarebbe stato troppo poco, l'obiettivo erano i tre punti, ne hai fatti zero, zero. Ciao ragazzi.